Basta lamentarsi, ragazzi, basta lamentarsi dei pagellisti, adesso le pagelle le facciamo noi. Mando la sigla e vi spiego come. Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Special. Ebbene sì, ho visto spesso lamentele sotto i miei video di diciamo fantallenatori rispetto ai pagellisti, a pagelle che vengono assegnati, no, ai giocatori, al fantacalcio. Io in primis lo ammetto, qualche volta mi sono ritrovato a vedere, ultimamente anche abbastanza spesso, dei voti un po' strani con i quali non mi sono trovato d'accordo. E allora ho pensato questo format in collaborazione con FanRating, che è una piattaforma proprio impostata sulle pagelle date dai tifosi, con la quale appunto abbiamo ideato questo format dove andremo a confrontare un po' di pagelle che secondo i fantallenatori non sono state corrette e li confronteremo con l'opinione della community dei tifosi. Come faremo, ragazzi? Praticamente FanRating cosa fa? Vi dà l'opportunità di assegnare nella piattaforma diverse pagelle, ok? Per ogni partita. In questo periodo di nazionale potrete farlo anche con la nazionale appunto italiana, quindi potrete dare i voti ai giocatori, ok? Adesso vi faccio capire un po' come vengono assegnati e addirittura si possono vincere poi dei premi, nel senso che per i voti che andate ad assegnare, quanto più vicino saranno ovviamente alla media data dalla community su FanRating, otterrete dei punti. Ok, quindi voi dovete essere sempre oggettivi, è quello che vi chiedo. Anzi, voglio vedere anche l'impatto che la mia community ha sulle pagelle e sulle medie che ci sono su FanRating, perché adesso capirete quando vi mostrerò alcune medie. E ovviamente siate appunto oggettivi, e più oggettive saremo, più saranno anche oneste quelle pagelle. Non dobbiamo fare pagellisti strani, mi raccomando, mi raccomando. Andiamo a vedere, o meglio, io su Instagram cosa ho fatto? Perché poco fa avevo la pagina mia Instagram aperta. Seguitemi sia il mio profilo che quello di FanRating appunto su Instagram, trovate tutto in descrizione. E così come trovate l'applicazione da poter scaricare di FanRating, la loro piattaforma e non solo. Ma volevo, cosa ho fatto praticamente? Come funziona questo format? Ho messo su Instagram una storia dove vi ho chiesto appunto quali pagelle, qui forse ho sbagliato, devo mettere 12ª giornata, comunque vi ho chiesto quali pagelle vi convincevano di meno, quali non vi hanno soddisfatto, per vedere qual era appunto il feedback della community. Ok, poi ditemi altri giocatori che non vi sono piaciuti a livello di valutazione che hanno preso, meritavano di più, meritavano di meno, qua sotto nei commenti. Oltre ovviamente a lasciare un bel like se questo format vi piace, e consigliatemi anche come migliorarlo, cercheremo di renderlo sempre più figo in futuro. Andiamo a vedere un po' quali giocatori mi avete detto e partiamo da Atalanta, o meglio Cagliari-Atalanta, perché in questa sfida di Cagliari Atalanta mi avete citato alcuni giocatori. Tra l'altro, ragazzi, una cosa che devo dirvi anche su FanRating è che spesso sono in live ogni weekend anche sul loro canale Viola, anche sulla piattaforma Viola, quindi ve lo lascio in caso in descrizione, seguitemi anche lì, ok? Perché ci saranno delle dirette con i consigli del Fantacalcio. E andiamo a vedere ad esempio Cagliari-Atalanta, come vi dicevo. Vediamo un po' le medie che sono venute fuori, ok, nella piattaforma. Non fate caso al voto, ok, questo di sinistra, perché questo, diciamo, non avendo potuto inserire io questo weekend i voti, lo farò dalla prossima volta. Mi sono dovuto far prestare appunto dallo staff l'account appunto con delle pagelle già inserite, in modo tale da poter confrontare comunque le medie, che era quello che mi interessava. E allora, due giocatori dell'Atalanta, secondo voi dovevano prendere un voto diverso, e sono Mele e Zapata. Per la redazione, infatti, di Fandacalcio hanno preso praticamente un 5,5 Mele, ok? Vedete invece il voto statistico in redazione Italia 6, ma
Fantacalcio gli ha dato 5,5. Già qua c'è una discrepanza. Stesso discorso per Zapata. Zapata gli hanno dato 7, ma in realtà il voto statistico, la, diciamo, Redazione Italia 7,5. Quindi è una cosa che mi avete fatto notare voi è questa: ma Zapata ha fatto un partitone. Com'è che non ha preso 7,5, cioè almeno più di 7? E invece per me le dite, ma non ha fatto una partita da insufficienza, perché gli hanno dato 5,5? Andiamo a vedere cosa pensano i fantallenatori, o meglio i tifosi, ok, che hanno votato su Fan Rating. Su Mele, ragazzi, c'è una media del 5,9. Cosa significa? Che probabilmente chi, la maggior parte di coloro che hanno votato e che hanno anche visto la partita, gli hanno assegnato un 6, che secondo me è anche la pagella corretta. Ragazzi, Mele, io vi assicuro, o meglio, ho la sensazione che sia il nuovo Djuricic, cioè quel giocatore che viene un po' battibeccato, ecco, non battibeccato, bacchettato, ecco, scusate, dai pagellisti, nel momento in cui fa anche un minimo errore, un piccolo errore, in una partita comunque normale, portata a termine con una buona magari prestazione. E spesso è accaduto questo, ragazzi, magari fa una buona prestazione oppure fa un singolo errore, quanto magari gli è capitato ad esempio di toccarla con la mano, calcio di rigore, 4,5 in pagella, cose di questo genere. Quindi è un po' particolare, però la community effettivamente pensa che sia corretta una sufficienza, un 6. Qualcuno, secondo me, ragazzi, gli ha dato un 5,5, credo anche perché magari non ha visto la partita, ha visto il voto al Fantacalcio, ha detto vabbè, dai, diamo 5,5, però è un meno del 20%, ragazzi, ok? Poi, invece, su Zapata, guardate qui, ragazzi, perché voglio che utilizziate la piattaforma? Perché voglio che ci sia sempre più oggettività. E siccome mi fido molto della community che mi segue e delle valutazioni che vanno a dare, questo voto deve essere gonfio, non può essere 6,7 Zapata per la prestazione che ha fatto, ragazzi. Merita una pagella superiore al 7, superiore al 7. Come vedete, ad esempio, questo account o alcuni account magari hanno dato un 6,5 e paradossalmente il punto lo prendevano, cioè lo hanno preso coloro che hanno dato 6,5 e non coloro che hanno dato 7 o 7,5. Sbagliatissima questa cosa, ragazzi. Quindi mi raccomando, usiamo la, diciamo, la piattaforma e cerchiamo di dare voti oggettivi, ok, in modo tale che le pagelle, le medie finali siano più corrette possibili, perché Zapata, ragazzi, ha fatto veramente un partitone che non riuscivano veramente a tenerlo. Quindi concordo con coloro che dicono che Zapata al Fantacalcio meritava più di 7, io gli avrei dato 7,5 per la prestazione che ha fatto, ma minimo 7 era la media che sarebbe dovuta venire fuori anche dalle pagelle dei tifosi. Quindi mi raccomando, utilizzate la piattaforma e cerchiamo di dare delle pagelle in maniera oggettiva, ok? Poi andiamo a vedere invece altri nomi che mi avete citato. In Napoli-Verona mi avete citato due giocatori, uno era Insigne, che, devo dire la verità, molti fantallenatori qui hanno dato anche la sufficienza, qualcuno l'insufficienza. Devo dire che l'insufficienza tutto sommato ci poteva stare, nel senso che è una partita dove Insigne non è che abbia brillato più che altro, poteva prendere sempre, poteva prendere anche il 5,5 che si è preso. Ma il voto più discusso è stato Fabian Ruiz, che, andiamo a vedere la redazione appunto di Fantacalcio, gli ha dato un 7 pieno, mentre le altre redazioni 6,5 più 1, 7,5, con appunto l'assist. Mentre appunto la redazione Fantacalcio, il pagellista, gli ha dato 7 più 1, 8, bel 7 gonfio. Stesso discorso anche a Anghissà, ragazzi, 7 gonfio, mentre le altre redazioni 6,5. Devo dire che personalmente lo stesso voto anche di Lorenzo mi sembra un po' eccessivo come valutazione. Poteva effettivamente prendere il classico 6,5, visto anche appunto l'assist, diciamo così. Però vediamo un po' nella redazione di Fan Rating come è stato valutato. È stato valutato secondo me più correttamente, cioè molti hanno dato il 6,5, qualcuno si è limitato semplicemente a dare il 6, ma la pagella forse più corretta era appunto il 6,5. E quindi mi dispiace, vedete, se avessi la mia community magari va a votare, danno molti 6,5, magari questo 6,2 si alza a 6,3 o 6,4 e il punticino se lo prende chi magari gli ha dato effettivamente il 6,5. Quindi mi raccomando, utilizziamo la redazione, cioè l'app Fan Rating, ok? La piattaforma Fan Rating. L'ultima
partita che voglio analizzare con qualche nome che mi avete scritto su Instagram è il derby Milan-Inter e mi avete citato diversi giocatori dell'Inter. Mi avete citato Correa, mi avete citato anche Zeko. Zeko ha fatto molto discutere, come vedete ha una media del 5.8, quindi il punticino dello becca chi gli ha dato la sufficienza. Però devo dire che alcuni si sono lamentati che magari doveva prendere il 6, alcuni addirittura volevano il 5, quindi c'è stato molto disordine sulla prestazione di Dzeko, perché alcuni l'hanno vista come una prestazione opaca, alcuni l'hanno vista come una prestazione invece normale, dove si è impegnato, ha fatto magari girare la squadra, però non ha segnato. Sono sincero, non è stata la miglior partita di Dzeko, nel senso che non si è fatto vedere bene come in altre partite, quindi il 5,5 ci poteva anche volendo stare, però se gli avessero dato 6 non sarebbe stato un errore così grave. E quindi sono d'accordo con questa sorta di media del 5,8, poteva venire fuori 5,7, siamo lì ragazzi, siamo veramente lì. Ok? In questo caso il punticino se l'è beccato chi gli ha dato il 6, ad esempio con la media del 5,8. Ok? Un altro giocatore però che è stato fatto molto discutere è stato Barella. Ok? Perché molti hanno la redazione gli hanno dato, se non sbaglio, andiamo a controllare, 6, semplicemente 6. Molti magari si aspettavano di più. Allora, sono sincero, Barella ci sono stati momenti della partita del derby che si è visto, diciamo, è stato molto utile alla squadra, quindi quelle singole giocate magari meritavano anche di gonfiare un po' il voto a 6,5, però ci sono stati altri momenti in cui è venuto meno, quindi complessivamente non mi sento di condannare il 6 come pagella a Barella. Ok, alla fine è una sufficienza, ha fatto una buona prestazione ma non qualcosa di particolare. Il 6,5 comunque ci poteva volendo anche stare, però non mi sento, come detto, di dire che il 6 sia sbagliato. Voi cosa dite di questi giocatori? Siete d'accordo con questi nomi che mi avete detto? Ce ne sono altri che mi sono sfuggiti, molti sono lamentati del 7 a McKennie, però non ho capito se lo intendevate che meritava di più, perché secondo me ragazzi ha fatto un partitone McKennie, cioè da 7 a salire meritava, 7,5 poteva prendere addirittura, perché ha fatto veramente una gran partita McKennie, oppure se intendevano che doveva essere più addirittura appunto più alto. Vediamo, non l'ho capito, ditemi voi quali altre pagelle non vi sono piaciute e come migliorare magari questo format. Nei prossimi episodi potrebbe anche essere editato con qualche taglio, possiamo anche mostrare le mie pagelle, perché andrò a inserire poi le mie pagelle, quindi magari ci divertiremo anche valutando quanti punti andrò a prendere con i voti che ho assegnato. Ok, così mi sentirò anche io un po' pagellista. Ok, miglioriamo questo gioco, già dalla prossima giornata cerchiamo anche di migliorare le medie. Ci state? Dai. Detto ciò ragazzi, vi invito, come detto, a utilizzare FanRating, vi lascio il link in descrizione. Ho anche un curiosità di vedere come sarete voi come pagellisti, vediamo se miglioreranno veramente queste medie con il vostro contributo o se ci si lamenta e stop. Ma vediamo, vediamo, va bene? Dai, detto questo, un abbraccio. Vi invito a seguirci sui social, trovate tutto in descrizione, e di fare già un test con le partite della nazionale, va bene? Ci vediamo in live, probabilmente prima qui su YouTube e poi anche sulla piattaforma Viola in questi giorni, se riesco già nel tardo pomeriggio, altrimenti posticipiamo a domani, va bene? Un abbraccio da Carmi, ciao!